Il 1 giugno 2001, davanti al bar Chioppetelle, proprio vicino al paletto che indica la fermata del bus Cotral, vidi una ragazza insieme a un ragazzo biondo mesciato. Sono certo che la ragazza fosse Serena Mollicone. I due erano rivolti verso la strada, di fianco a me. Lui la teneva per un braccio, come se lei volesse attraversare la strada, ma lui la stesse bloccando. L'impressione che ho avuto è che la stesse strattonando. Queste parole appartengono a Carmine Belli, carrozziere e testimone chiave nel processo per la morte di Serena Mollicone, l'adolescente di Arce, Frosinone, scomparsa il 1 giugno 2021 e ritrovata a cadavere due giorni dopo in un bosco a 8 km dal suo paese. Belli è stato recentemente sentito in corte d'appello durante l'ultima udienza. Successivamente ha condiviso come questa vicenda abbia radicalmente cambiato la sua vita per sempre. È stato l'ultimo a vedere Serena Mollicone prima della sua scomparsa e il primo a recarsi dai carabinieri per raccontare ciò che aveva visto. Non fu creduto. In quel momento Belli, da testimone, divenne il principale sospettato e fu arrestato per l'omicidio della studentessa. Dopo oltre 17 mesi di ingiusta detenzione, fu rilasciato e successivamente assolto. Non era lui il colpevole di Arce. Come ha raccontato insieme al suo avvocato Nicodemo Gentile, la sua vita è stata stravolta. Gli sguardi della gente non sono più gli stessi, me ne accorgo. Devo ringraziare solo chi oggi mi dà qualche piccolo lavoretto, per il resto è dura. Ma sono qui per Serena, per suo padre Guglielmo, che ora non c'è più, e spero tanto che la mia testimonianza possa servire a dare giustizia a questa ragazza. Io questa storia ce l'ho cucita sulla pelle. Mi ha cambiato la vita, la mia famiglia all'epoca è stata distrutta. Ma perché la sua testimonianza è così cruciale? Nel processo per la morte di Serena Mollicone sono imputati l'ex maresciallo dei carabinieri di Arce, Franco Mottola, sua moglie Anna Maria, il figlio Marco e i militari Francesco Soprano e Vincenzo Quatrale. In primo grado sono stati tutti assolti. Belli ha raccontato che il 2 giugno 2001 apprese dalla nipote della scomparsa di Serena Mollicone, una persona che conosceva bene, disse subito: «Mi sembra di aver visto questa ragazza venerdì mattina, ad Isola, di fronte al bar Chioppetelle. Io e un mio collega eravamo andati a Isola Liri per comprare la vernice e nel tornare lui guidava. Io notai una ragazza davanti al bar Chioppetelle, notai una ragazza che stava piangendo e difatti io dissi al mio collega: "Guarda quella ragazza che piange". È stato un momento perché dopo non si vedeva più niente. Nel pomeriggio del 2 giugno, appena appresa la notizia, Belli si diresse immediatamente in caserma dai carabinieri, dove trovò l'allora maresciallo Franco Mottola. Ecco come l'ex carrozziere ha descritto quei momenti. «Gli ho detto che avevo saputo della scomparsa della ragazza e che l'avevo vista davanti al bar Chioppetelle. Ma non esiste alcun verbale che documenti quelle dichiarazioni. Al momento della conversazione, Serena non era ancora stata trovata, rendendo essenziale verificare la testimonianza di chi affermava di averla vista poche ore prima della sua scomparsa. Il 6 giugno, dopo il ritrovamento del cadavere della studentessa, Belli venne di nuovo interrogato dai carabinieri e in quell'occasione fu redatto un verbale. Il carrozziere confermò quanto aveva detto al maresciallo Mottola il 2 giugno. Successivamente fu contattato dalla polizia per rispondere a ulteriori domande e fu molto più preciso. Descrisse un ragazzo biondo con i capelli dritti dritti, mesciati nella parte superiore, che sembrava spingere o prendere Serena per il braccio. Sebbene l'accusa credesse si trattasse di Franco Mottola Jr., figlio del maresciallo, al momento nessuno sospettava di lui. Invece fu Carmine Belli ad essere accusato. Il giorno successivo alla compilazione del primo verbale, il 7 giugno, i carabinieri perquisirono la casa dei suoi genitori e la sua officina. Purtroppo Belli si trovò coinvolto in una vicenda troppo grande per un uomo semplice e onesto come lui. Non aveva nulla a che fare con l'omicidio di Serena e lo ha ribadito anche nell'ultima udienza, a distanza di 23 anni. Ha ripetuto la sua versione dei fatti e ha raccontato ciò che aveva visto, arrivando perfino a descrivere l'abbigliamento di Serena, uno dei motivi per cui era stato subito sospettato. Ma chi era il giovane biondo?
Marco Mottola, il principale imputato, non aveva i capelli biondi al momento del funerale di Serena. Nel processo di secondo grado è emerso un tassello importante. Un nuovo testimone, non sentito nel processo di primo grado, ha fornito una spiegazione su ciò che sarebbe accaduto. Si tratta di Ramon Ionni, il barbiere di Marco Mottola. È stato lui a fare e poi a rimuovere le mesh dai capelli del figlio del maresciallo di Arce. Ecco cosa ha dichiarato. Nel 2001 feci le mesh a Marco Mottola. Lui aveva i capelli biondo scuro. Ne sono certo perché gli misi la carta stagnola in testa e poi andai a fare la barba a un'altra persona. Poteva essere aprile o maggio. Dopo il ritrovamento del corpo di Serena, non ricordo il giorno esatto, comunque prima del funerale, Marco venne a casa mia e mi chiese se gli potevo tagliare i capelli. Gli chiesi: «Ma già te li tagli?» Mi rispose che a casa si erano arrabbiati perché non gradivano le mesh. Così glieli tagliai in bagno, rasati sotto e sopra un po' più lunghetti. Ecco quindi spiegato, seguendo questa ricostruzione, il motivo per cui Marco Mottola non aveva i capelli biondi il giorno del funerale di Serena, come invece aveva notato il testimone Carmine Belli. Ma perché il parrucchiere non è stato sentito prima? Ionni è stato ammesso al processo di secondo grado su richiesta della Procura Generale dopo che ha risposto su Facebook a un post del consulente dei Mottola, Carmelo Lavorino. Ionni contestava il fatto che il figlio del maresciallo, nella foto scattata al funerale di Serena, non avesse le mesh. Ecco cosa ha dichiarato il barbiere. «Quando ho letto quel post non ci ho più visto. Dovevo dire che non le aveva più perché gli avevo tagliato io i capelli». E poi, con un leggero tremito nella voce, ha condiviso il suo desiderio di giustizia per Serena. Ramon Ionni faceva parte della stessa cerchia di amici della giovane di Arce e di Marco Mottola. Erano tutti molto legati. Ionni e Mottola si trovavano fianco a fianco ai funerali di Serena. Va notato che il parrucchiere era già stato interrogato dagli inquirenti, poiché anche lui, il 1 giugno 2001, aveva visto la giovane, purtroppo assassinata, e aveva fornito dettagli sul suo abbigliamento. Questo è quanto ha ribadito. Aveva uno stivaletto nero, un fuson nero e una magliettina a sfondo rosso. Mi ricordo che ero alla fermata del bus Cotral. Il racconto di Belli e del parrucchiere si allinea con il percorso che Serena avrebbe presumibilmente compiuto quel giorno prima di sparire nel nulla. Durante la stessa udienza, l'ex collega di Carmine Belli, Pierpaolo Tomaselli, ha ritrattato la sua testimonianza. Non solo ha dichiarato di trovarsi con l'ex carrozziere il 31 maggio e non il 1 giugno, ma ha anche negato categoricamente di aver udito da lui qualsiasi riferimento riguardante l'avvistamento della giovane. Allo stesso modo, Simonetta Bianchi, che lavorava al bar Chioppetelle all'epoca dei fatti, a causa di una malattia, ha ammesso di avere ricordi confusi del 1 giugno 2001. Si attende con ansia la pronuncia della sentenza entro l'estate.